Sì. C'è la messa, c'è la messa in. Buonasera a tutti, oggi per il nostro comune e per tutta l'area dell'Angitolano, della provincia di Vibo, è una giornata particolare, perché non capita tutti i giorni di avere la visita di un rappresentante diplomatico di un'ambasciata. Noi siamo stati prescelti da parte dell'ambasciata di Cuba per questa visita in Calabria fatta dal primo segretario politico Maurizio Martinez Duque, che si trova qui in Calabria per alcuni incontri per stringere dei patti bilaterali tra l'isola caraibica e la nostra regione. E Maurizio l'abbiamo invitato qui a San Nicola per stare in mezzo a noi, anche perché ci lega un'amicizia al di là del rapporto lavorativo. Ha accettato di buon grado di venire a stare nel nostro paese in questi tre giorni e quanto mi diceva l'ha anche apprezzato, perché la mattina esce da solo e mi dice: vedo la tranquillità che c'è a Cuba e la vedo lo stesso a San Nicola. E questo anche grazie al lavoro che fanno le forze dell'ordine, il maresciallo Alessandro De Muro. E con Maurizio stiamo promuovendo Cuba in Italia e in Calabria, in questo caso, e la Calabria a Cuba. Quindi c'è questo scambio di idee. Un lavoro che abbiamo iniziato con Calabria TV qualche anno fa, cioè sono passati già 2 anni, quasi 3, e stiamo rafforzando anche attraverso l'associazione Filitalia International, che ha sede, la Filitalia International di Vibo Valentia, che ha sede proprio qui a San Nicola da Cris. E da parte mia do il benvenuto, anche perché è la mia città, quindi è molto bello per me averti ospite qua. E dopodiché parleremo di altre situazioni, quindi per andare avanti passiamo la parola al sindaco, che vuole fare un saluto istituzionale. Ovviamente doloroso, salutiamo innanzitutto tutti gli intervenuti, tutto il pubblico. Salutiamo Maurizio, qui da noi si usa con la Z, a Cuba con la C sarà. Primo segretario degli affari politici dell'ambasciata cubana, ovviamente tutto il tavolo dei relatori, Bruno Congiusti, l'amico Marco Martino, che collega sindaco, e Nicola Peroni, che di fatto hanno organizzato questa bella iniziativa. Cosa dire sulla sera di stasera? Un bel confronto, perché qui di solito quando organizziamo queste cose parliamo sempre di migrazione, di gente che andare dei nostri emigrati che vanno a Toronto, a San Giorgio de Moriene, emigrati che vanno nelle varie zone italiane, Milano, Porretti, che sono Roma, che sono le nostre tappe di emigrazione storica. Questa volta ci confrontiamo con un'esperienza diversa, un'esperienza che noi non abbiamo, io perlomeno non ho avuto la fortuna di avere, confrontarmi con un popolo diverso, un popolo probabilmente più povero del popolo italiano, più, di cui ovviamente Maurizio è un degno rappresentante, un ottimo rappresentante, però probabilmente più ricco di valori, ma non solo di valori morali, soprattutto di valori politici. Qualche volta, qualche storico diceva, diffidate sempre da chi non ha un ideale. E nel tempo in cui la politica ormai rappresenta ben poco, perché ormai si diffida dagli politici, si diffida dalla voglia di mettersi a disposizione degli altri, con le proprie idee, giusto o sbagliate che possano essere, con il proprio modo di vedere, con il proprio modo di pensare, con il proprio modo di agire nel quotidiano. Però confrontarsi su grandi temi, su grandi valori. In Europa, dopo la caduta del muro di Berlino, una volta c'erano i grandi blocchi contrapposti, dopo la caduta del muro di Berlino si arriva a quello che oggi porta a una degenerazione, secondo me, della politica.
una degenerazione del quadro politico, che porta un sovranismo esasperato fatto solo di immagine di chi probabilmente in televisione la spara più grossa, diciamo così, di chi tende a andare contro il diverso, contro una voglia, contro chi scappa magari da una situazione molto difficile. Mi riferisco ovviamente a quello che noi subiamo, non quello che noi subiamo, quello che arricchisce a mio modo di vedere il nostro modo di essere, la gente che scappa dalle guerre, la gente che scappa dalla fame, dalla miseria, come forse i nostri padri, i nostri nonni talvolta hanno dovuto fare per darci quello che oggi forse neanche ci meritiamo, per poterci far assaporare quel pizzico di democrazia che ancora in Italia per fortuna non c'è. Quindi confrontarsi con esperienze diverse, con mondi diversi, io con un modo di vedere diverso, farsi raccontare le esperienze di gente che vive in modo diverso rispetto a noi, diverso relativamente, voglio dire, ovviamente da quello che mi raccontano gli amici che vanno lì, che Nicola, Antonio, che hanno avuto la fortuna, ma tanti altri amici che hanno avuto la fortuna di visitare Cuba, un paese ordinato, pulito, sicuro, quindi un paese sotto certi punti di vista anche povero ma ricco di contenuti. Credo che anche Nico, si sposa, però probabilmente probabilmente mai passerà questo tipo di e quindi non sa dire un'iniziativa differente. Noi facciamo sempre questo tipo di incontri quando arriva una personalità anche nella nostra comunità, lo accogliamo in modo anche semplice, in modo spicciolo sotto certi punti di vista, ma secondo me in modo profondo, per farci insegnare qualcosa. Abbiamo avuto, di solito facciamo una specie di incontri con l'autore, incontri con i personaggi politici. L'ultimo che abbiamo fatto, per esempio, è stato con il ministro della cultura canadese, con Saramacchesi, che ci ha raccontato la sua esperienza. Io non me nascondo che per me confrontarsi con Parmento è una cosa bellissima. Qualcuno dice, a differenza di Pasquale, che era il sito che non diceva, perché Pasquale ha paura dell'aereo. A proposito, un saluto particolare, Pasquale è il sindaco di prima, che il nostro consigliere comunale è stato insieme a noi, un pensiero va in questo momento a lui, che sta vivendo un momento particolare, diciamo così, perché ha dei problemi di salute, sembra risolvibile, quindi gli auguriamo una pronta guarigione in modo tale che possa essere capocolla. Speriamo non abbia bisogno del vostro della vostra professionalità. Un ringraziamento ovviamente a tutti voi, a tutti gli intervenuti, grazie a Maurizio che ci racconterà la sua esperienza, grazie, non lo dimentico, ma qualunque lo dimentico, ma in realtà lo faccio di solito, ma ci saluto alle forze dell'ordine sempre alla fine, perché è un modo per rendere veramente un ringraziamento alla nostra collettività per quello che stanno facendo per noi, che hanno sempre fatto per noi, ma che da qualche anno a questa parte vede una simbiosi, ci consentono una tranquillità che in molti posti non è nemmeno segnabile. E questo è dovuto anche a un rapporto di collaborazione tra istituzioni che a mio modo di vedere è essenziale per la tranquillità di una comunità. Quindi grazie a tutti voi, credo che la parola forse a Bruno, proseguirà nella serata, poi Marco farà sicuramente un suo saluto come sindaco della comunità vicina e poi Maurizio ci racconterà la sua esperienza in Italia. Grazie, benvenuti, buonasera a tutti. Io ho il compiacere particolare che prendo la parola stasera proprio per quello che dice il sindaco, perché oltre che a porgere il mio affettuoso saluto di tutto lo staff della rivista Marconata,
amo confrontarmi con queste realtà diverse e, se volete, per certi aspetti lontani da noi, perché l'abitudine è quella di confrontarsi con le realtà estere dove vi sono comunità di emigrati sanicolesi, cioè Canada, America, Argentina e via dicendo. Quindi questo di stasera è un confronto nuovo che noi abbiamo, io lo colgo con piacere questa occasione, perché non appartengo, Giuseppe, a quella squadra che teme il confronto con le realtà diverse e lontane dalla nostra, tutt'altro, perché la capacità di confrontarsi con il diverso ti dà la possibilità di crescere, di maturare e di renderti conto che appartieni, se lo vuoi, un pochino al mondo, se no appartieni all'isolamento culturale, all'isolamento sociale, che è quello che poi porta a quelle degenerazioni politiche che spesso sia nella storia sia attualmente nel contemporaneo siamo costretti a conoscere. Mi piace pure per un altro motivo, lo voglio confessare qui in questa sede, proprio per la spontaneità dell'occasione, la genuinità dell'occasione. Devo portare, perché io questa realtà di Cuba incominciai a conoscerla dal punto di vista culturale, mi appassionò, mi interessò, fin dal 1967, quando incominciava in Italia e in Europa a nascere, a sbocciare il primo interesse per la politica attraverso il movimento studentesco. Quella generazione mia si interessò molto, concentrò molto la sua attenzione verso la realtà di Fidel Castro e del suo popolo. Noi, nell'apprendere i primi rudimenti di questa realtà, apprezzammo molto questo governo di Cuba per gli alti ideali, proprio gli alti ideali che ha saputo esprimere non solo nella sua terra ma in tutto il mondo, perché porgersi in termini dialettici nei confronti di una potenza mondiale quale era ed è l'America, America, capite che non è e non è pace né per Cuba né per altri. E allora, quando il bambino, nonostante più debole di quello grande, cerca di resistere e si arma di professionalità, di carattere, di ideali, capite che noi non possiamo che ammirarlo, apprezzarlo, al di là di tutto, al di là della comune e spicciola politica che circola nelle nostre vite. La sostanza è questa. Poi possiamo discutere su settori particolari dove si poteva star meglio, dove si poteva star peggio, tutto quello che volete. Ma questo fatto, questo modo di porsi al centro del mondo, al centro della internazionalità della politica, per noi è stato un fascino al quale non abbiamo saputo sottrarci. E lo ricordiamo ancora, quelli che abbiamo partecipato, anche se personaggi illustri della storia sudamericana ma di tutto il mondo, quale per esempio è stato Che Guevara, oggi spesso lo vediamo affiancato da personaggi molto limitati della destra politica. Chi di voi non ha visto manifestazioni della destra che sfilano con
la maglietta stampata Che Guevara. Come se bastasse questo per essere uno vicino a Che Guevara o agli ideali di quei popoli. Non è così, non è così. Quindi ho il piacere di esprimere questi miei sentimenti questa sera qui, alla presenza di un alto esponente del governo cubano, perché questi popoli mi hanno sempre affascinato per la loro idealità, per la loro laboriosità, per la loro ospitalità e via dicendo, nel campo degli ideali più alti della umanità, della convivenza umana. Questo è importante perché consente a me, come ad altri, di porsi, cercando in modo modesto di porsi il più correttamente possibile nella società contemporanea, evitando le mode del momento, ma guardando ai contenuti, alla sostanza, agli ideali. Beh, un'altra attenzione particolare che la dobbiamo davvero per la grande ospitalità che Cuba ha dato sempre ai nostri emigrati di Toronto, che andavano e vanno ancora a villeggiare a Cuba. Io, uno di ritorno da Cuba, che mi raccontasse cose pessime, brutte, negative, io non l'ho sentito, non lo so perché è successo. Io, non è che dovevano avere paura, timore, di uno come me. Sono tornati da Cuba sempre con entusiasmo, con rispetto e hanno sempre indicato questa nazione come una nazione che aveva bisogno della solidarietà nostra, di tutti quanti noi, per aiutarla a crescere, per aiutarla ad andare avanti, perché laddove, qualora Cuba potesse fare altrettanto verso altri popoli, lo farebbe in maniera spontanea, volentieri, perché gli appartiene questo abito ideale, questo atteggiamento culturale. Io mi verrebbe da continuare ancora in lungo e in largo, tanta la passione, l'amore che mi spinge a parlare di queste cose e ad aprire confronti il più ampio possibile, ma sono convinto che la cosa organizzata questa sera e che onora tutto il paese nostro e l'intero territorio, sono sicuro che continuerà. Questo non è che uno spunto per guardare un pochino più lontano dei nostri piedi, andare a guardare oltre, costruire ponti, direbbe qualcuno, e poi sapere questi rapporti anche utilizzare, metterli a punto. Questo è il compito nostro, da una parte, quindi non è sufficiente l'apertura culturale e politica, ma ci vuole anche l'operosità. Io sono sicuro che Maurizio sarà per noi un'occasione bellissima, unica, definirei storica, per costruire nel nostro piccolo una realtà, un rapporto bello, positivo, che può essere segnato nella storia di questo paese. Grazie. Grazie Bruno, come barconata abbiamo parlato in questi ultimi due numeri proprio di Cuba. Un articolo nella passata edizione, quella di Natale, l'abbiamo dedicato ai San Nicolesi che, come diceva Bruno, dal Canada vanno a passare le vacanze nella vostra isola, e anche quelli che da qua siamo partiti per vacanze. Qui uno di questi ci abbiamo in sala, che è Antonio Cosentino. Nel secondo numero invece abbiamo parlato della storia di San Francesco di Paola, che festeggia i 500 anni di canonizzazione,
e coincidono con 500 anni di Havana, e allo stesso tempo abbiamo organizzato pure qualcosa sulla città. E abbiamo lavorato molto anche con Calabria TV, parlando di Cuba, delle storie di Cuba, e una in particolare la stiamo per realizzare, perché porteremo i nostri paesi dell'Angitolano e altri paesi della Calabria, ma i nostri in particolare, al Festival di Gibara d'Holguín il prossimo mese di luglio, con un video che abbiamo realizzato con Calabria TV, col supporto del regista Davide Manganaro, e quindi è una vetrina che per noi è affascinante. Questo sarà un primo passo. Il secondo passo sarà la partecipazione al Festival dell'Havana del prossimo mese di dicembre, che con Davide stiamo studiando, dopodiché lo porteremo anche a conoscenza della nostra piccola realtà televisiva. Tra i paesi, logicamente, c'è San Nicola, c'è Francavilla, io da Tutino, dato che tu sei stato quello che ha svolto il montaggio, e sindaco, c'è anche Capistrano, perché abbiamo inserito il borgo di Nicastrello all'interno di questo filmato che dura 17 minuti, sì. In lingua spagnola, parte in lingua spagnola, e quindi è una promozione per il nostro territorio, sindaco. Marco Martino, sindaco di Capistrano, se vuole porgerti pure un saluto. Sì, per l'amore di anzi, io sono onoratissimo di essere qui presente, di essere stato invitato. Un evento così importante, perché può sembrare forse un fatto di itinerario abbastanza ordinario, ma si tratta comunque sia di una visita istituzionale molto importante, quale quella del primo segretario, il dottor Maurizio Martinez. Scusate la presenza, che purtroppo non mi appartiene, cubana. Cercherò di studiare e di implementare anche forse la capacità culturale, perché non c'è dubbio che è un'esperienza per me nuova, che non ho mai vissuto, però ho avuto anche la fortuna da parte di tanti amici, quale per esempio Nicola, che costantemente ormai affronta i viaggi che non sono soltanto dei viaggi di interesse così superfluo, ma sono di interesse culturale. E oggi questa manifestazione organizzata da voi, per questo i miei complimenti ai principali autori, ne è una presa d'atto. Un saluto particolare, e principalmente lo faccio al dottor Maurizio Martinez, ripeto, primo segretario degli affari politici dell'ambasciata di Cuba, sita in Roma, e grazie per l'ospitalità naturalmente al sindaco di San Nicola, Giuseppe Condello, che lo ringrazio anche nella sua prefazione dei saluti, per aver in un certo senso destato una particolare attenzione ad un piccolo momento che mio suocero sta vivendo. Fortunatamente nulla di molto preoccupante, si riprenderà, lo conosciamo tutti, insomma, abbastanza bene, persone che non ha un carattere molto robusto, però per me, dico la verità, questa sera è una serata un po' particolare, perché abbiamo in funzione anche di questo dovuto annullare la serata di domani, perché non mi sembrava corretto nemmeno di fare una campagna di sconto senza la sua presenza. Ma ritornando alla tematica, una serata sicuramente di grande rilevanza, e ad attestarlo, oltre il pubblico che ringrazio per la presenza, alle forze dell'ordine, al quale va il più profondo e sentito ringraziamento per il quotidiano lavoro che svolgono, anche se sono sindaco di San Nicola, di Capistrano, e abito a San Nicola, perché sono sindaco di Capistrano, abito a San Nicola, devo dire la verità, con il comando di San Nicola da Crisi, insieme al comandante che egregiamente coordina i lavori insieme alla sua squadra di servizio pubblico, abbiamo un ottimo rapporto con i quali anche ci confrontiamo spesso, e soprattutto io in qualità di primo cittadino, anche se appartengo ad una comunità limitrofa, non posso far altro che mettermi a disposizione dell'entità di legalità, perché è quello che dobbiamo profondere all'interno di una comunità, che oggi è all'interno di un territorio, necessita più che mai. È impossibile una crescita senza legalità, è impossibile un'entità di crescita senza un tasso culturale che sia adeguato alle prospettive e alle esigenze di una comunità che è in continuo fermento e movimento. C'è una trasformazione evolutiva
che è un fatto fisiologico, e oggi questo scambio culturale in un certo senso che state coordinando egregiamente. Prima di allancio ringrazio l'amico Bruno Congiusti, ma posso dire quasi un papà, perché con Bruno mi accompagno un'esperienza di quando avevo forse pochi anni di vita e andavo lì al sindacato, insomma mio padre è sindacalista, quindi lo conosco molto bene, e il lavoro che state affrontando all'interno di quella bellissima rivista Barconata, che oltretutto abbiamo anche sponsorizzato qualche settimana fa nel Capistrano. Devo dire la verità, come dissi anche in un intervento durante l'incontro che facemmo lì a Capistrano, rappresenta una di tantissime esperienze, in realtà molto importanti per quello che riguarda e concerne l'aspetto culturale del territorio. È una rivista che parla dunque delle preziosità che oggi i nostri contesti territoriali vivono e che possediamo, e la pagina dedicata appunto a Cuba sicuramente ne è l'esempio più grande. Penso che ci sia necessità di rafforzare questo legame, e dico la verità, anche in qualità di sindaco di Capistrano sono pronto, Nicola lo sa bene, a manifestare qualsiasi tipo di interesse anche con un'eventuale presenza fisica e manifestazione importante, quale purtroppo non potrò presenziare in questi periodi, devo dire la verità, perché essendo candidato alle regionali di novembre ho una serie di appuntamenti che vorrei affrontare con la massima profusione, il massimo impegno, però non c'è dubbio che un legame di coesione, quindi coesivo, e fortemente culturale deve, a mio avviso, legarci, deve distinguerci. Cuba è una realtà che io non ho visitato personalmente, ma una realtà, per come mi descrivono, che nulla che invidiare alle migliori potenze mondiali, anzi forse ne rappresenta una delle più importanti, anche se non ha il potere economico di tante altre, però rappresenta quella che è una condizione di vivibilità che sicuramente fa invidia a tanti e tanti altri stati. Allora è da qui che dobbiamo prendere l'esempio, e in queste occasioni, oltre a manifestare l'interesse sicuramente per quello che è, per quella che è, sarà la presenza del primo segretario, in particolar modo cercare di convincere anche e soprattutto le entità istituzionali quali siano i meccanismi che riuscite ad innescare e che danno una capacità di produttività e di crescita che i nostri comuni, le nostre zone purtroppo non hanno, perché abbiamo delle condizioni di vivibilità purtroppo, ahimè, molto difficili. L'Italia ormai è divenuta la nazione, non me ne vogliate se forse troverò qualche grillino in sala, dei 5 Stelle, in che senso? Del reddito di cittadinanza. L'Italia ormai è divenuta il sostentamento per eccellenza verso coloro i quali oggi hanno una mancetta e si ritrovano ad avere una mancetta nelle proprie case e senza una reale occupazione. E non è una condizione di vivibilità che i territori nostri possono affrontare. La Calabria, farlo in particolare della nostra regione, è una regione a grande attitudine turistica. Noi abbiamo dei posti straordinari. San Nicola ha avuto la straordinaria capacità di avere un sindaco della città capitale, signorello, ex ministro, per non parlare di deputati, posti e tantissimi altri che adesso forse sicuramente vi sfuggeranno, ma questo significa che i nostri territori hanno il giusto potenziale, che i nostri territori devono riuscire ad avere quello scatto d'orgoglio di cui necessita. Ecco perché deve partire il confronto, dobbiamo innescare dei tavoli tecnici di studio, di approfondimento, affinché anche Cuba e tantissime realtà straniere possano diventare, insieme alla collaborazione di tutti coloro i quali vogliono prendere parte a questo progetto di grande lungimiranza, il vero volano di crescita e di sviluppo sociale, culturale e territoriale. Grazie. Grazie al sindaco Marrichino. In questi tre giorni abbiamo, insieme a Maurizio, abbiamo incontrato diverse personalità, siamo stati ricevuti dal presidente della regione, dal consigliere Orlandino Greco, dove abbiamo parlato di rapporti continui che devono essere fatti tra l'istituzione Regione Calabria e l'ambasciata di Cuba. Stamattina siamo stati pure in università,
e anche lì c'è un'apertura verso Cuba, anche se già hanno qualche progetto che stanno portando avanti. E questo è bello perché alla fine gratifica anche la presenza di Maurizio qua e apre un'era nuova. Un'era nuova che si andrà a concretizzare, speriamo a breve, con la presenza dell'ambasciatore di Cuba qui in Calabria. Se viene in Calabria è di obbligo la tappa San Nicola, quindi questa l'abbiamo già messo nel programma. Però la cosa bella, anche per quanto diceva Bruno, è anche per dare un motivo ai nostri emigrati di Toronto, che ogni mese si viaggiano per Cuba. Noi abbiamo Vito Iozzo, lo nomino perché è un grande personaggio, un amico anche, che un mese sì e l'altro pure va a Cuba, quindi è più cittadino cubano che canadese e italiano. E Vito diceva una cosa bellissima quando è iniziato ad andare a visitare l'isola: io vedo Cuba come vedevo San Nicola da bambino, sto vivendo le stesse cose, quindi questa è una cosa bellissima. Quindi da qui partiremo con nuove iniziative, nuovi incontri, e speriamo che sia anche importante la crescita dei nostri territori, non solo quella di Cuba, ma lavorando insieme sicuramente ce la faremo. Già queste partecipazioni, anche che il Festival dell'Havana è il Festival latinoamericano, quindi chi assisterà al Festival di Havana lo porterà nel mondo, oltre all'ambasciata, e a una rivista che stiamo cercando di proporre alle varie ambasciate del mondo, che dovrebbe partire a Dio piacendo con il primo gennaio. E qui vicino abbiamo un paese vicino che è Monteroso, purtroppo tu vai via, se no potevi partecipare, potevi presenziare questo concorso L'Arte del Corto. E colgo l'occasione per salutare l'assessore Totò Facciolo, se vuole fare un saluto da parte dell'amministrazione di Monterosso può venire al tavolo. Buonasera, il sindaco si scusa se non è potuto venire perché ha impegni proprio per l'Arte del Corto, perché sabato sarà la premiazione di questi cortometraggi che sono stati fatti. Io devo dire che non conosco Cuba perché non ci sono mai andato, però Cuba è nella mia storia giovanile. Negli anni 60, quando avevo 18 anni, noi giovani che avevamo fame di rivoluzione, guardavamo a Cuba, guardavamo a Barbados, guardavamo a Fidel Castro, guardavamo a Che Guevara, guardavamo a Camillo Gianfiero, veramente. E questi ricordi sono rimasti veramente radicati nella nostra storia. Ricordiamo Cuba poi per quel particolare momento di grande difficoltà e di quella paura che c'è stata nel mondo per la questione dei famosi missili, che per fortuna si sono risolti. E questi due grandi avvenimenti, Cuba è nella storia culturale dell'Occidente, e siamo molto felici che dopo anni e anni di incomprensione si stanno riprendendo i contatti politici e culturali tra questa grande realtà di tutta quella zona e l'Occidente. Sono felice di portare i miei saluti al funzionario dell'ambasciata. Spero che sia stato molto, che sia rimasto molto contento e soddisfatto dell'ospitalità che ha avuto San Nicola, che abbia apprezzato la nostra Calabria, che in un certo qual modo riflette anche l'ambiente urbano, sperando che
ritornando al corpo se ne ricordi e non dimentichi di ritornare qui anche eventualmente a fare turismo, perché non solo gli italiani d'America, canadesi vanno a Cuba per fare, ma noi vorremmo che ci fossero molti cubani che venissero nelle nostre zone a fare turismo. Grazie per la presenza. Dopo i saluti istituzionali, prima di passare agli interventi del pubblico, Maurizio, adesso tocca a te un pochino parlare. Bueno, buonasera a tutti, io parlo bene l'italiano, per questa ragione preferisco parlare in spagnolo. Nicola mi ha aiutato durante questo giorno a poter intercambiare con differenti persone e personalità durante questa visita. Dice non parla bene l'italiano, quindi preferisce parlare in spagnolo, lo aiuterò io, perché hai capito benissimo, ma sempre parla e il calabrese nostro, il dialetto nostro si avvicina, quindi puoi parlare tranquillamente. Mire, io le voy a hacer un debate con ustedes de una premisa, y es que para Cuba siempre el sur es un punto de referencia de todo lo que hacemos. Cioè che il sud è un punto di referenza per tutto quello che loro fanno. Non solo perché sempre abbiamo tenuto un nemico tan forte nel nord, no? Cioè, anche perché hanno avuto un nemico forte nel nord. Sì, no, perché nel sud è dove a volte incontriamo una maggior complementarietà entre Cuba y el mundo. Dice que en el sur c'è molto, molta vicinanza con la popolazione del sud come di Cuba nel mondo. Y por supuesto que Italia non podía ser la excepción. E l'Italia non poteva essere l'eccezione. Y menos cuando uno persigue en cada lugar donde va a Italia que el amor hacia la isla es de cuore. No pasa por un amor solo en materia de historia, en materia de riqueza cultural, en riqueza patrimonial, sino que comprende esa, yo diría que ese pensamiento, esa proyección tan amplia de sentimiento que puede generar un ser humano. Dice Maurizio che tutto parte dal sentimento che c'ha l'essere umano e non può essere altrimenti. Parte tutto da una questione di cuore e di amore verso le proprie terre. E Nicola lo decía, han sido días intensos aquí en Calabria, desde el punto de vista de encuentros oficiales que hemos tenido y contraparte in Calabria che nos hanno aperto la porta una vez más. Abbiamo avuto una due giorni intensa con varie personalità incontrate e tutti quanti hanno aperto la porta. Y más que todo retornamos a Roma, no con un saco de proyectos. Non torniamo a Roma solo con un sacco di progetti. Aunque nos llevamos muchas cosas que debemos hacer. Portiamo tante cose che dobbiamo fare. Sino que retornamos a Roma con la sangre del corazón renovado. Ritorniamo a Roma con el sangre del cuore renovado. Porque han sido días intensos, pero han sido días en que en cada paso que hemos dado aquí en Calabria nos hemos oxigenado de la necesidad de poder andar avanti con un percorso insieme para poder sviluppare las relaciones bilaterales con Italia. Cioè, è stato un momento, un toccasana per tutti, un ossigeno per tutti, e la visita in Calabria vi spinge ancora di più ad avere dei rapporti bilaterali con l'Italia. Non sarebbe giusto, sì, antes de poder parlare con voi sobre Cuba, dar un caluroso agradecimiento a todas las autoridades que nos han recibido, que nos han brindado su territorio para poder tener una contraparte con quien conversar, con quien debatir, con quien ampliar nuestra,
nuestras relaciones de corazón. Ringrazia a tutte le autorità che mi hanno permesso di avviare questo percorso di incontri e le dà grazie davvero di cuore. Mire, Bruno decía algo che è una parola tan amplia della solidarietà hacia Cuba. Bruno parlava della solidarietà verso Cuba. Y sobre la base de una solidaridad que no solo pasa por una solidaridad política, sino pasa por una solidaridad de amor, de pasión. Que no es solo una solidaridad política, sino de amor y de pasión. Los síndicos, tanto de San Nicolás como de Capistrano, han hablado del tema de la referencia de Cuba como faro de dignidad, como faro de valores humanos. Que son tan importantes en este momento en el que está el mundo. I sindaci di San Nicola e Capistrano hanno parlato di dei valori, sì. Dei valori che sono tanto importanti nel mondo attuale. Y yo le diría que partiría de un presupuesto en el tema de Cuba. Lui vuole partire da un presupposto sul tema che riguarda Cuba. Cuba no es una sociedad perfecta. Yo no he venido de Roma ni vengo de Cuba a ver amigos de la isla para mentirles. Cuba no es una realidad perfecta. Lui viene da Roma e da Cuba viene qui a incontrare amici non per mentirli. Pero sí les puedo dar total seguridad de que cada una de las cosas que estamos haciendo van en el percorso de hacer al ser humano cada día más digno. Ogni cosa che andremo ad affrontare sarà para hacer al ser humano más digno. Más digno. Dignità, per dare maggiore dignità all'essere umano. Y eso pasa porque nuestro proyecto político, económico y social siga generando fe y esperanza en todo el pueblo cubano y también en aquellos pueblos que han levantado históricamente la bandera de la solidaridad en Cuba. Questo percorso non servirà soltanto al popolo cubano, ma anche a chi porta avanti la bandiera di solidarietà verso Cuba. El sindaco de Capistrano reconocía lo difícil que puede ser para un país como Cuba tener un enemigo tan fuerte. Il sindaco di Capistrano riconosceva a Cuba di avere un nemico molto forte. Che por supuesto sta impegnato in cada vez, in cada minuto, in cada ora, in cada día, a hacernos un cammino más difficile, hacernos más difficile la situazione economica per il pueblo cubano. Che ogni minuto si impegna solo per rendere più difficile il cammino del popolo cubano e anche la situazione economica. E in questo contesto è dove cae questa aggressiva e recrudescida politica del governo cubano di implementare un bloqueo economico e finanziario contro il popolo cubano. In questo momento stanno applicando una politica repressiva verso il popolo cubano attraverso l'economia. Miren, para ustedes que son amantes de Cuba, seguramente que han visto las últimas noticias con relación a la dinámica de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Per chi è amico di Cuba e conosce bene le ultime notizie, c'è la situazione tra la dinamica della relazione bilaterale tra Cuba e gli Stati Uniti, visto in quale condizione si trova. Y con toda responsabilidad decimos, hoy se está viviendo un momento en estas relaciones bilaterales en el que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto un retroceso del curso a seguir en esta dinámica. En esta dinámica el gobierno de los Estados Unidos ha andado indietro. Ha implementado una serie de medidas que refuerzan no solo el bloqueo, sino la persecución financiera. Ha implementato una serie di situazioni di timore
verso la banca, con le istituzioni finanziarie, quindi le banche che vogliono investire a Cuba. E l'ultimo, io diria che l'ultimo capítulo de esta saga es la aplicación por parte del gobierno de los Estados Unidos del título 3 de la ley del voto. L'ultimo capitolo della saga è l'applicazione del titolo 3 della legge Barton, che a grosso modo les explico. La ley del voto fue una ley que se firmó en 1996 por el presidente demócrata William Clinton para reforzar las estructuras del bloqueo contra Cuba. Era stata firmata nel 96 da Bill Clinton per rafforzare il blocco verso Cuba. Che contava quattro capítulos. Che contava quattro articoli. Donde, en el caso del título 3, era el título que especificaba la posibilidad de poder instrumentar demandas judiciales contra el empresariado que estuviera interesado en invertir en Cuba. Que colpisce gli imprenditori che vogliono investire a Cuba. Hoy el gobierno de los Estados Unidos reconoce que es real el desarrollo político, económico y social de la sociedad cubana en general. Che colpisce lo sviluppo della società economica cubana e mondiale. In materia politica recentemente nosotros hemos concluido un proceso de reforma constitucional. Cuba invece ha terminato un processo di riforma costituzionale. E para que ustedes tengan idea, estamos hablando de que participaron en los comicios el 95,85% de la población cubana. Che ha partecipato a questa riforma costituzionale attraverso questo referendum il 95% della popolazione cubana, su 12 milioni. Della quale hanno votato per il sì in scala percentuale il 78,30% della popolazione. Il 78,30% ha votato per il sì della popolazione. E solo il 9% ha votato per il no. Il 9% invece ha votato per il no. En el caso de los que votaron por el no, es bueno resaltar que no votaron en contra del documento constitucional. Quien ha votado por el no, no han votado contra totalmente al documento constitucional. Sino que han votado contra determinados artículos que comprendían parte del documento de la Constitución. Han votado por el no solo por determinados artículos que hacían parte de toda la modifica della Costituzione. Però perché decía al principio che il governo degli Stati Uniti riconosce la fortaleza politica della società cubana? Il governo degli Stati Uniti riconosce la fortezza politica della società cubana? Perché ellos trataron de, a través de fake news, a través de campañas de difamación, a través de apoyo financiero, de crear toda una expectativa de que la población cubana no iba a apoyar el proceso de reforma constitucional. Porque han intentado en todos modos de desestabilizar la población cubana a no participar a un proceso de reforma constitucional. Recorriendo la matriz mediática por el mundo de que no era un proceso democrático. Recorriendo a través de la matriz mediática en el mundo que no era un proceso democrático. Diciendo a todo el mundo que no era un proceso democrático. Miren, yo quiero compartir algo con ustedes para hacer un ejercicio de pensamiento. Cioè, que vuole compartir con noi un altro pensiero. Se puede pensar que un proceso no es democrático cuando prima del referéndum, desde el 2018, desde el segundo semestre del 2018, ha comenzado un análisis cuartier por cuartier en Cuba sobre el documento de reforma constitucional. Dice que este proceso era iniciado en la segunda mitad del 2018 y ha coinvolto le persone quartiere per quartiere per avere una migliore riforma costituzionale. En números, en cifras, nosotros quisiéramos compartir con ustedes que se hicieron en Cuba
por el concepto de análisis de la reforma constitucional más de 133.000 reuniones. Son state parte più di 133.000 riunioni en la cual participaron más de 9 millones de cittadini. Alla quale hanno partecipato più di 9 milioni di cittadini. Lo cual comprendió más de 1.700.000 intervenciones por parte de la población cubana. Di cui ci sono state più di 1.700.000 interventi da parte della popolazione cubana. Lo cual derivó en 783.000 propuestas de modificaciones al documento inicial que se analizó con la población de a donde se quería llegar como constitución de la República de Cuba. 700.000 invece furono i documenti che arrivarono per la modifica, per dare il tipo della proposta alla modifica. Para que ustedes tengan una idea, questo documento oggi consta de 229 artículos. La nuova Costituzione ha 229 articoli. De ellos, el 60% del testo original que se consultó con la población fue modificado. Di queste, el 63% que fueron propuestas de la parte política a la población es stato modificado. Lo cual comprende que hubo 134 modificaciones al articulado que se presentó en aquel momento. 134 son state modificadas sul posto al momento. Tres artículos se eliminaron de la propuesta inicial. Tres artículos son eliminados del todo de la propuesta inicial. Y 87 continuaron sin modificación. Y 87 han continuado sin la modificación. Entonces, en comparación con la constitución que había en Cuba antes de este nuevo texto constitucional que data de 1976. Rispetto alla Costituzione precedente del 1976, se hicieron 760 cambi al nuovo documento di Costituzione. Ci sono stati 700 più cambi rispetto al documento di Costituzione. Entonces, a uno le cuesta un poco di trabajo pensar che fu un processo in lo che non primò la democrazia, in lo che non primò il debate popolare, in lo che non primò l'intercambio con le masse. C'è stato, è difficile da pensare come sia potuto accadere questo con la partecipazione delle masse popolari a questo importante processo di costituzione. Però in il mondo a veces hay una preoccupazione della continuità del processo della rivoluzione cubana. Nel mondo c'è una preoccupazione del processo di rivoluzione cubana. A partire dalle notizie che impone el imperialismo contra Cuba. A partir de la noticia que impone el imperialismo contra Cuba. Y yo les voy a comentar, y con esto cierro el análisis de la Constitución, un dato. ¿Vuole comentar un último dato, así completa el análisis sobre la Constitución? Del 90,15% de las personas que contribuyeron al proceso de elección de la nueva constitución. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. La mayoría nació después del triunfo de la revolución. La maggioranza que ha votado para la modifica es nata dopo il trionfo della rivoluzione del 1950. Por eso decimos con toda certeza que el proceso de la reforma constitucional, el referéndum que da fe de la participación de la mayoría del pueblo cubano, demuestra la continuidad y la buena salud que posee la revolución cubana. Per questo conferma la buona salute che ha la rivoluzione cubana che sta continuando anche adesso. Y por supuesto que ratifica no solo una unidad del pueblo cubano, e che mette in risalto l'unità del popolo cubano, sino che también ratifica il carattere indipendente, socialista, autonomo e soberano di questo progetto di Costituzione di Cuba. E che rafforza il progetto di sovranità del popolo cubano. Entonces, miren, eso l'imperialismo lo sabe. Questo l'imperialismo lo sabe. Y por eso les preocupa tanto nuestra solidez en materia política.
per questo lo preoccupa la solidità in materia politica. È imperialismo, diciamo, Stati Uniti. Y entonces trata de equiparar sus fracasos al espacio económico con el reforzamiento del bloqueo financiero, económico y comercial contra Cuba. Per questo stanno cercando di distruggere attraverso il blocco economico lo sviluppo. Bene, per che ustedes tengan una idea del carattere extraterritoriale che tiene il blocco contro Cuba. Per capire meglio le ripercussioni extraterritoriali che ha il blocco verso Cuba. Io le voy a comentar un esempio che è recente, è del mese di aprile di este año. Un esempio del mese di aprile di questo anno è la multa che è stata fatta a un istituto bancario italiano. Sì, vedi, per concetto della extraterritorialità del blocco, il Banco Italiano Unicredit ha tenuto che pagare 1.300 milioni a Stati Uniti. L'Unicredit ha dovuto pagare 1.300 milioni al governo degli Stati Uniti. Però con ese mismo rostro che tienen varias compañeras y compañeros en esta sala cuando he dicho esta cifra. Per questo vederle voi in faccia quando ha parlato di questa cifra. Quiero comentarle que para que ustedes vean el peso que tiene el bloqueo con varios países de la Unión Europea y en Europa. Que coinvolge anche vari paesi dell'Unione Europea. Imagínense que hay 15 bancos en Europa. Ci sono 15 istituti bancari in Europa. Que todos juntos. Que tutti insieme. Han tenido que pagar. Hanno dovuto pagare. Por concepto de entidades sancionadas por el bloqueo de Estados Unidos. Per le sanzioni del blocco degli Stati Uniti. 19,5 mil millones de dólares a Estados Unidos. 19,5 milioni di dollari. 19,5 milioni di dollari verso gli Stati Uniti. Entonces, quando uno ve che bancos del peso finanziario come Unicredit, bancos come in Francia, come in Belgica, come in Spagna, come in Alemania, come in Olanda, tienen che pagare queste multe milionarie, uno dice, però bueno, ¿hasta qué punto va a llegar la aplicación de la extraterritorialidad del bloqueo? Cuando uno guarda que tantas bancas, tra cui ne ha elencato alcune europee, tipo Germania, Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna, dice, ¿fino a qué punto può arrivare il blocco americano? Entonces, en este contexto, es en el que ellos están apostando por el recrudecimiento de la opción de asfissia economica al pueblo cubano. Dice che questo contesto asfissia il popolo cubano, lo primo. En este contexto tratan de incrementar las carencias que puede generar el bloqueo dentro de los derechos humanos que le asista al pueblo cubano. E dice che entra di diritto contro i diritti che hanno il popolo cubano. Y en este espacio es donde se engloba la aplicación del titolo 3 della legge del voto. In questo spazio si include il titolo 3 della legge del voto. Che lo che persigue, entre altri fini, è tratar di creare un panico. Cerca di creare un panico. Un timore. In la comunità internazionale che sta interessata in investire in Cuba. Nella comunità internazionale che è interessata a investire in Cuba. A partire dalla garanzia che le dà Cuba come una plaza sicura per poter investire il suo capitale. Nonostante ciò, nonostante che Cuba dà delle garanzie per investire nel loro patrimonio. Mire, io solamente voy a comentarle un sinonimo di questa stabilità che le decía usted. Vuole commentare un sinonimo di stabilità che diceva prima. Quando un empresario quiere investir parte de su capital en algún negocio. Quando un imprenditore vuole investire il suo denaro in qualche azione. Más allá de que mira el espacio de las ganancias que puede tener.
va a guardare se ha dei vantaggi e di guadagnare qualcosa. Lo primero che mira es la estabilidad y la seguridad de que su dinero no lo va a perder y su inversión no va a coger un curso en el que prácticamente pierda toda su inversión. La prima cosa que fa es guardar de no perder su dinero. Y estudios recientes ratifican que Cuba no solo es un país seguro, sino que desde el punto de vista económico, comercial, brinda al empresario internacional una estabilidad en su inversión. Un recente studio dice che Cuba non è solo un porto sicuro, ma anche apre le porte agli imprenditori che vogliono investire. Y cierro este ciclo con lo que ha pasado recientemente a partir del rechazo de la comunidad internacional a la aplicación del título 3 de la ley del voto. E chiude con quello che sta succedendo a livello internazionale con la legge del voto. Como la ley, como la aplicación del título 3 viola el derecho internacional, viola las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio. La aplicación del artículo 3 viola a los principales y las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio y del derecho humano. No, del derecho internacional. Del derecho internacional. Por supuesto que hay ya un número creciente de países que se han pronunciado públicamente contra la aplicación de esta ley. Son muchos países crecientes que se son opuestos a esta aplicación de ley. Y en el caso de la Unión Europea, recientemente, hace unos días, la alta comisionada de política exterior, la señora Mogherini. En el último periodo, también la Unión Europea, a través de la Mogherini, ha dicho tajantemente que Europa comenzará a evaluar la posibilidad de proteger cada una de las inversiones que tienen en Cuba. Entiéndase que no va a ser práctico la aplicación de esta ley. Que la Unión Europea andrá tomar acciones legales, legales contra gli Stati Uniti per difendere gli interessi degli imprenditori europei. Entonces, miren, el imperialismo se obceca en tratar de hacernos la vida más difícil en materia económica. L'imperialismo sta cercando di rendere difficile la vita in materia economica. En materia política no existe de la posibilidad de subvertir el orden constitucional e institucional del gobierno cubano. E a livello di politica non può intervenire all'interno dell'organo supremo che è il governo cubano. Y en materia social obtiene este duro golpe que es la aprobación mayoritaria de manera democrática de un nuevo texto constitucional. El nuevo golpe para el imperialismo es la grossa partecipación al referéndum constitucional. Y entonces cada paso que da contra Cuba demuestra una mayor ansiedad y a la vez desesperación por tratar de apagar esa luz de esperanza que irradia Cuba para el mundo. Están cercando en todos modos de spegnere la luz que irradia el mundo, que Cuba, que da esperanza a todo el mundo. Miren, el proyecto político, económico y social de Cuba ya no es una alternativa solo para los 11 millones de habitantes que viven en la isla. No es una alternativa este proyecto solo para los 11 millones de cubanos que viven en la isla. Ya el pueblo cubano ha entendido, a partir del apoyo internacional y solidario del mundo entero. Ya han capito que el mundo entero es solidario con ellos. La necesidad de que la lucha hoy que libra el pueblo cubano, que no es solo por la dignidad del pueblo cubano. Que la lucha no es solo por la dignidad del pueblo cubano, más de Dios. Sino también que es la lucha por la dignidad del ser humano. Porque es la lucha por la dignidad del ser humano. Es la lucha por que el ser humano se sienta con total independencia del poder determinar
el proyecto político, económico y social que quiere y con el cual se siente representado. El popolo cubano debe ser, debe volere ed essere rappresentato da chi dice lui. Entonces, miren, frente a esta realidad, a fronte a questa realtà, solo se pudiera resaltar una palabra. Solo può risaltare una parola. Solo se puede resaltar una opción. Una opción. Y es que el pueblo cubano resistió. El popolo cubano ha resistito. Resiste. Resiste. Y seguirá resistiendo. E continuerà a resistere. Por tanto, le agradezco tantísimo esta oportunidad de poder estar aquí hoy. Per questo ringrazio per l'opportunità di stare qui oggi. De traerle una realidad de un piccolo paese del Caribe. Di portare una realtà di un piccolo paese del Caribe. Pero que somos grandes de corazón. Che sono però grandi di cuore. Y cuando hay un corazón grande. E quando hai un cuore grande. La sangre, la energía, la fe, la esperanza. Il sangue, l'energia, la fede, la speranza. Como se dice en términos médicos, bombea fuerte. Batte fuerte. Y entonces, no nos queda otra opción que velar por tener una buena salud. E dice di andare avanti per avere una buona salute. Y renovar siempre nuestra sangre cada vez que sea necesario. E rinnovare il nostro sangue ogni volta che è necessario. Grazie. No, come ho ascoltato la traduzione, quello che sta avvenendo a Cuba per quanto riguarda il referendum costituzionale, sì, comporta quella che sarà eventualmente dovesse essere approvato. È stato approvato. Questo processo ha finito il 24 di febbraio. Nel secondo semestre del 2018 ha cominciato con questa analisi quartieri per quartieri. Dopo se ha recogido todas estas propuestas de modificación, se ha integrado en un nuevo documento que es el que ha sido aprobado en la primera vuelta en el Parlamento y segunda en referendo popular del 24 de febrero. La diferencia entre noi y voi, ¿sabéis cuál es? Es que noi abbiamo fatto el referendo constitucional. Ma abbiamo pensato di inserire la abolizione del Senato, le province e quant'altro. Invece voi parlate di normative e di legge, c'è una grande distinzione, proprio qua perché avrei voluto sicuramente interessarmi particolarmente, perché è un argomento che mi piace, anche in qualità della modesta esperienza che ho e la passione politica che mi lega all'entità territoriale. E che voi avete uomini che oggi riescono a scrivere una nuova Costituzione, noi invece abbiamo uomini che oggi riescono a dissare muri di odio contro chi cerca di giungere e scappare dalle guerre e chi cerca soprattutto di sponsorizzare azioni populiste e denigratorie verso una crescita che in Italia è molto ma molto lontana. Noi siamo passati dalla fase in cui eravamo governati da De Gasperi, dai grandi tempi in cui la Costituzione fu scritta e sancita e che ancora oggi è in vigore, ai tempi in cui non siamo in grado nemmeno di approvare una nuova riforma elettorale dando una possibilità soprattutto anche alle tante donne che hanno il diritto di essere elette all'interno delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Questo ne abbiamo parlato nell'incontro di ieri a Catanzaro, all'interno della provincia di Catanzaro, e si parlava proprio delle pari opportunità che purtroppo non si riesce ad approvare qui in Italia, che è il principale modo per farlo. Te agradezco esta palabra perché me da pie a poter compartir con ustedes una cosa. Dice che vuole condividere con te una cosa. Miren, cuando se analiza la historia de Cuba, en materia de derechos de género, sul diritto di genere, uno ve que el sector femenino en Cuba estaba prácticamente excluido, pudiéramos decir que excluido del desarrollo de la sociedad cubana. Era messo da parte rispetto allo sviluppo della società cubana. Y cuando uno ve, dopo de 60 años que ha arrivato la revolución cubana, e dopo 60 anni della rivoluzione cubana, guarda a los logros que hoy tiene
al ruolo che oggi tiene la, la donna dentro del desarrollo social de Cuba, dentro l'economia sociale di Cuba. Mira, uno se siente más que orgulloso, uno si sente molto orgoglioso por lo que se ha logrado, per quello che ha ottenuto. Nosotros decimos con un enorme orgullo que hoy Cuba ostenta el segundo país, fíjense, esa pequeña isla del Caribe de 11 millones de habitantes, hoy tiene el segundo país del mundo con mayor presencia de mujer en las estructuras del Parlamento cubano. El segundo país del mundo con número de presencia de donne al interno del Parlamento cubano, supera el 50%. Cuando uno ve cuánto ha logrado la mujer desde el punto de vista de revolución, de empoderamiento de su sector dentro del desarrollo del proyecto cubano. En vez de cuánto la donna ha obtenido al interno de Cuba. Uno no le queda otra opción que ratificar que se ha hecho también revolución en materia de género en Cuba. È stata una rivoluzione anche in materia di genere. Ya, esto que voy a decir ahora è un chiste, no? Esto que voy a decir ahora è un chiste, una broma. Una, dice che quello che fa dire adesso è uno scherzo. Nosotros apoyamos el empoderamiento de la mujer en Cuba, ¿no? Nosotros apoyamos como género masculino, apoyamos el empoderamiento de la mujer en Cuba. Che è quello che ci sia un impoverimento a livello numerico della donna in Cuba. Però alla fine stiamo preoccupati, no? Vabbè, rimandiamo un panità un pochino. Perché, fíjense, no sabemos al paso che ha logrado la mujer dentro del desarrollo sociale in Cuba. Ci che lo perché non si conosce quello che hanno ottenuto. Se lo che diremo in minoria sarà il genere masculino, no? Che adesso, tanto vero che adesso in minoranza sono i maschi. No, però realmente questo ultimo è una broma che quería compartir con ustedes, però realmente hoy la mujer, lo decimos con satisfacción, hoy la mujer en Cuba tiene la misma igualdad de derechos y oportunidades que el género masculino. Oggi lo dicono con molta soddisfazione che la moglie ha gli stessi diritti dell'uomo su tutto. Sì, sì. Su tutto, quindi una parità totale. No se concibe hoy en Cuba un espacio donde sea discriminada la mujer. Non c'è a Cuba uno spazio dove si discrimina la donna. Porque creo que las mujeres son la flor más autóctona del desarrollo social en Cuba. Que la donna es la forma autóctona dello sviluppo sociale de Cuba. Y por supuesto que siempre trataremos de siempre escalar un paso más en materia de desarrollo y de derecho de la mujer dentro del proyecto de desarrollo social. E sarà una scalata sempre di più per la donna all'interno del tessuto sociale. Mire, io a me in questo tipo di debate a veces non mi gusta hablar mucho, aunque hoy me he entendido y ha usado su paciencia. Dice che di solito non gli piace parlare molto, ma oggi gli è piaciuto molto questo confronto e ha abusato un po' della nostra pazienza. Però io penso che lo più importante di questo tipo di debate. Però l'importante in questo tipo di incontro è che cada persona, lo che nos encontramos hoy aquí, è che ogni persona che oggi ho incontrato qui, quando salga por esa puerta, quando esce da questa porta, non deje de debattere, de intercambiare sobre cualquier cosa che le pueda preoccupare, cualquier notizia che haya visto de Cuba che le inquiete, cualquier domanda che quieran hacer, háganla. Dice che se c'è qualche domanda che volete fare, sulla questione di Cuba. Eso yo creo que también los ayuda a ustedes con la campaña, como decía alguno, de solidaridad que hacen por Cuba. Anche necessario per la campagna di solidarietà verso Cuba. Cuando uno tiene una mayor convicción por lo que conoce, por lo que ha estudiado, con lo que está comprometido,
è per questo che se ha una convinzione per quello che ti ha dato per questo compromesso. Entonces se entrega mucho más a la causa de generar solidaridad por una pequeña isla del Caribe. Si siente di dare solidarietà a una piccola isla del Caribe. La cual, como le decía ahorita, siempre, siempre estaremos agradecidos por todo lo que han hecho por Cuba. E per questo os vanno a ringraziare per tutto quello che hanno fatto per Cuba. Estamos convencidos que el camino hubiera sido mucho más difícil si no hubiéramos contado con la creciente solidaridad internacional que han generado desde Italia y desde otros países del mundo. Era molto difficile se non c'era solidarietà da parte dell'Italia e di altri paesi del mondo. Y en nombre del colectivo de la embajada que elaboramos en Roma, en nombre de la embajada de Roma, estén convencidos que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Faremos di tutto per convincere para fortalecer las relaciones bilaterales con el mundo. Per rafforzare la gli accordi bilaterali con l'Italia. E por supuesto para reforzar nuestras relaciones de sur a sur. E rafforzare la relazione da sud a sud. Y por ahí pasan nuestras relaciones con Calabria. E da qui passa la relazione con Calabria. Hoy Nicola compartía conmigo que nosotros tenemos una comunidad de calabreses en Cuba de 3.000 personas. Oggi parlavamo che ci sono 3.000 calabresi a Cuba. Il presidente dell'associazione è stato qui a San Nicola e a Capistrano. Ricordi, l'ha ricevuto, sí, sí. Ricevuto el sindaco. Ah, sí. Pero miren, escuchando hoy las palabras que dijeron las personas que me han antecedido, ascoltando le parole delle persone che l'hanno accolto, yo veo que Cuba tiene un valor agregado en materia de la relación entre Calabria y Cuba. Vede che c'è una relazione molto forte tra Calabria e Cuba. Y es que, en comparación con la dinámica de las relaciones de una comunidad en otro país, es que la dinámica de una relación de una comunidad en un otro país pasa de la región natural de ellos hacia este país, entiéndase de Calabria a Cuba. Pasa de la región natural de este país, en este caso de la Calabria a Cuba. Pero en el caso de Calabria y Cuba, nel caso di Calabria e Cuba, tenemos un valore agregato, hanno un valore aggiunto che fortalece aún más las relaciones entre los dos países y entre la región de Calabria. Pone ancora più forte la relazione tra Cuba e l'Italia. Y es que a Cuba no solo visita la comunidad de Calabria que vive aquí, que quiere visitar Cuba. E non solo la comunità di Calabria va a visitare Cuba, sino che además ya tiene ya una comunità che asciende a 3.000 abitanti. Sino che là c'è una comunità di 3.000 abitanti. Pero además tenemos la comunità di Calabria, come decían ustedes, che vive in Canadá, che también va a Cuba. Che uguale c'è questa comunità di Calabria che vive in Canadá, che va a Cuba. Entonces, mire, tenemos que estar convencidos que las relaciones entre la región y la isla tienden a fortalecerse. Quindi la relazione tra la regione Calabria e l'isola deve ancora rafforzarsi. Y ese es el mayor desafío que nos llevamos de esta visita. E questo è il risultato di questa visita. Después de estos días de trabajo intenso aquí en la región. Dopo questi giorni di lavoro intenso nella regione. Donde estamos convencidos de la fortaleza social que hay para poder andare avanti insieme in questo percorso. Rafforzato l'idea sociale per andare avanti in questo percorso. Grazie. Grazie. Tra Cuba e la Calabria c'è questo legame con San Francesco di Paola. Sì. Qui c'è uno dei rappresentanti dell'associazione Gente di Mare, l'ingegnere Davoli, sì, che vuole fare un intervento, sì, e vuole darci poche parole. Poche parole e darti un riconoscimento. Grazie. Accogliendo l'invito rivoltomi dagli amici Nicola Pirone e Bruno Cogliuzzi, ho compilato un breve articolo pubblicato sulla vacunata su due importanti avvenimenti. 500 anni di
fondazione della città di Havana, consultando dei libri e anche consultando Wikipedia, ho visto che più o meno nel novembre del 1519 i conquistadores spagnoli, al seguito di Diego Velázquez, costruirono le fondamenta della città di Havana. Contemporaneamente, in questo anno 2019, e precisamente nel 1° maggio del 2019, sono 500 anni della canonizzazione di Francesco di Paola, un santo nativo di Paola, che è stato canonizzato da Papa Leone X. Io rappresento un piccolo comitato che è intitolato, che organizza da più di 25 anni la festa della gente di mare in onore di San Francesco di Paola, quindi è particolarmente legato sia all'ordine dei padri minimi, sia a tutte le attività che si svolgono sul mare, marittimi, marinai, pescatori e via dicendo, senza dimenticare un'attività tipica tra Calabria e Sicilia, i traghetti che sono il mezzo moderno di collegamento tra la sponda calabrese e quella siciliana, che miracolosamente viene rappresentata nella iconografia di San Francesco di Paola, che fece vela con il suo manto e attraversò le acque dello stretto di Messina, ecco, senza dover pagare il pedaggio al pescatore, al barcaiolo che portava attraverso lo stretto i viaggiatori che volevano arrivare in Sicilia. Ecco, quindi abbiamo indicato sul retro il 2019, anno proprio importante delle particolari relazioni storiche, culturali, religiose che ci possono essere tra la Calabria e la città di Havana e l'intera isola di Cuba. Ecco, quindi le consegno questo crest. La prego, prendiamo così. Sì. La prego di farlo vedere il destinatario ufficiale di là, e di là, l'ambasciatore, il dottore Carlos Rodriguez Ruiz, no? L'ambasciatore dello Stato di Cuba allo Stato italiano, perché c'è pure l'ambasciatore presso la Santa Sede e un'altra persona. Oltre che far vedere questo segno di amicizia profonda tra la Calabria e Cuba, e in particolare la città capitale, Havana, vorrei esprimere
i miei complimenti, le mie felicitazioni alla abilità, attività diplomatica che è stata sviluppata soprattutto in questi ultimi anni, già con Fidel Castro, successivamente con il fratello e successore Raul Castro e anche con il nuovo presidente Díaz Canel. Mi riferisco in particolare a certi eventi molto importanti, tra cui l'incontro che c'è stato proprio a La Habana tra Papa Francesco e il patriarca Cirillo di Mosca, e poi anche l'intervento quasi di nascosto nel contribuire alla pacificazione nello stato della Colombia tra le milizie della FARC e altri guerriglieri, no? Con lo stato della Colombia stessa. Auspico un intervento, come dire, diplomatico per cercare di comporre questa drammatica vicenda che colpisce il Venezuela. Cercate di intervenire nella maniera migliore possibile per evitare un inutile spargimento di sangue. Ecco. Questo è il mio augurio, il mio saluto e il mio auspicio. Maurizio, c'è anche il sindaco che vuole consegnare. Sì, anche noi ci vedi il nostro gonfalone dove le nostre piante naturali. Quindi portate il codice, per favore, questi sono i segni di riconoscimento di San Nicola, del padre che rappresenta i tre bambini, la mitra, il bastone, e questo qui c'è scritto consiglio abusivo e sponsorum iuris. È il primo libro stampato nella provincia di Catanzaro, il più stampato proprio dall'abate Martini qui a San Nicola. Mi consegniamo a te, grazie della tua visita, grazie, un forte saluto a tutti i cubani e le cubane, grazie di nuovo della tua disponibilità, ti auguriamo anche un buon percorso per domani, so che avete altre iniziative presso il liceo, presso il magistrale a Bibbo. Che vi siete già incontrati oggi col presidente, sì, con Andino, buon proseguimento e avanti. Grazie. Credo che se e c'è. Aggiungo a nome mio personale e dell'amico Giuseppe Pungitore, che ha filmato con grande professionalità questo piacevole e costruttivo incontro, questo libro che commemora le passate edizioni della festa della gente di mare navigando con San Francesco di Paola. E aggiungo le parole già pronunciate da Nicola, che noi come devoti di San Francesco di Paola siamo orgogliosi e fieri di vedere che a Cuba dopo tanti secoli viene mantenuto, si conserva una particolare devozione nei confronti di questo santo calabrese. Addirittura c'è il poblado San Francisco de Paola, è così. Ecco. Dove è cresciuto, come dice il segretario, lo nominava prima, è cresciuto Camillo San Pedro. Io mi sono documentato prima di scrivere questo modesto articolo e ho visto che il
più elegante, il primo lungomare di Havana, già tra fine Settecento e i primi anni dell'Ottocento, era intitolato a Paola, perché era la città di nascita del nostro. Adesso avrà cambiato sicuramente le nostre storie. No, Marcello di Paola c'è sempre. Ecco. E questo è una ramifica della cultura, non sì. solo il puente entre lo pueblo, sì. sino che la cultura è patrimonio dell'umanità. Sì, 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 certo. Grazie. Possiamo chiudere perché siamo sì. anche tardi l'ora. Grazie per la partecipazione, grazie a te per essere no, grazie a voi. Grazie a voi.